Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un altro video. Io sono Laura e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi nuova recensione, sempre brutalmente onesta, perché io posso essere solo brutalmente onesta, nessuno mi paga, nessuno mi sponsorizza. Questi video sono ancora un po' come erano 10 anni fa, molto, molto true, molto veri. E quindi tutto quello che vedete su questo canale rispecchia la mia opinione al 100% senza essere influenzata da nulla. Comunque, bando alle ciance, oggi nuova recensione Cosmify e non posso non accogliere nuovamente nel mio canale un prodotto creato, ideato da Erichioba. Erika Marin, ma molto probabilmente voi tutti la conoscerete come Erichioba. Ha un canale YouTube da tantissimo tempo e io da altrettanto tempo la seguo, la stimo molto e ogni qualvolta lei mette mano su qualcosa io non posso fare a meno di supportarla. Quindi anche in questo caso è un video per provare i suoi prodotti, ma soprattutto per supportarla, e perché mi fa tanto piacere se nella vita ha successo e le auguro il meglio. Comunque, questa volta invece di una palette di polveri come è stata la prima uscita di Erika con Cosmify, c'è stata la presentazione di una linea di rossetti, i bucolici, e praticamente io sono andata in tilt perché non so se qualcuno di voi si ricorda, se mi segue da un po' di tempo, se ha visto anche i miei video sulla gravidanza, ma mia figlia, la seconda, la terribile, l'avrei dovuta chiamare Attila, non avrei dovuto il nome adatto per lei, sarebbe stato questo. Comunque si chiama Galatea. Galatea è una ninfa che viveva al largo di Siracusa, che si era innamorata perdutamente del pastore Aci, ma di lei si era altrettanto perdutamente innamorato il terribile Polifemo. E allora Polifemo, ingelosito, uccide Aci e Aci si trasforma nel fiume, quello che poi scorre, che dà i nomi a tutti i paesi, Aci Reale, Aci Trezza. E quindi Galatea è una delle ninfe che viene cantata da Teocrito, che è l'ideatore, l'inventore, se possiamo dirlo così, del genere bucolico. Allora, il tema che viene sviluppato all'interno di questa collezione è il tema del rococò. E voi mi direte, che cosa c'entra il rococò con il bucolico? Il rococò è uno stile ornamentale che si sviluppa nel periodo del tardo barocco e si sviluppa prevalentemente in Francia e è meno pesante e ridondante del barocco, è più leggero, scherzoso, arioso, e lo stile, quindi gli elementi caratterizzanti il rococò sono decorazioni arricchite da ondulazioni di ramificazioni, riccioli e arabeschi floreali. Quindi prendere il rococò, che fa della natura un elemento decorativo, si riconnette ovviamente al termine bucolico, perché quando noi utilizziamo questo aggettivo, cioè l'aggettivo bucolico, vogliamo intendere qualcosa che deriva dal mondo campestre, dal mondo pastorale, questo mondo idilliaco che era appunto quello dell'Arcadia, in cui questi pastori vivevano a contatto con la natura e a contatto con la natura, ispirandosi dalla natura, cantavano le proprie poesie. Per cui si capisce bene che il fil rouge, il filo conduttore della collezione è la natura. La natura come elemento decorativo, la natura come profumazione, perché anche le profumazioni sono ispirate alla natura, al giardino fiorito, e ovviamente anche ai nomi che sono stati dati ai rossetti di questa collezione. Questa è la confezione
dei rossetti della linea I bucolici di Richioba per Cosmify. Come per la prima collezione, anche in questo caso troviamo un pack primario in plastica trasparente su cui c'è un cartiglio nero con al centro il nome della collezione I bucolici e poi queste ramificazioni, questi arabeschi in nero che appunto scendono dal cartiglio e che contornano le due certificazioni che anche in questo caso Erika ha tenuto opportuno collocare al di sopra del suo prodotto, ovvero la certificazione Nickel Tested e Vegan OK. Nella parte posteriore del pack primario troviamo il nome Cosmify e Richioba, quindi la collezione di Richioba ovviamente. Troviamo la grammatura del prodotto, in questo caso è di 3,5 grammi. Troviamo la PAO che è di 12 mesi. Troviamo la dicitura Made in Italy e infine troviamo il sito dove potete acquistare il prodotto, ovvero www.cosmify.com. Su un lato della confezione primaria, del pack primario, trovate anche un hashtag che potete utilizzare se acquistate questi rossetti e quindi per aderire al progetto anche sulle piattaforme social, e l'hashtag è Get the Culture Look, che quindi potete utilizzare sul vostro Instagram o su qualsiasi piattaforma social che voi usate. Questo è il pack secondario, quindi il vero e proprio rossetto. A differenza della confezione esterna, è molto più colorato, molto più vibrante. Nella parte superiore abbiamo il cappuccio in un color turchese verde acqua, mentre la parte sottostante è oro. Dalla parte oro poi si ramificano, anche in questo caso, questi elementi del rococò, questi rami ondulati, questi arabeschi, che vanno ad ornare tutto il cappuccio. Quando si apre, il rossetto non è magnetico, la confezione è a scatto, quindi dovete, per sincerarvi che il prodotto sia chiuso, dovete sentire il click, se no rimane aperto e il cappuccio può cadere. E la parte in cui diciamo si utilizza per girare la ghiera, non so come, forse la ghiera, non so il termine tecnico, presenta sempre il nome dell'azienda Cosmify. Un altro elemento molto carino, spero che si riesca a cogliere dalla videocamera, è questo simbolo, almeno io ci vedo una C, quindi la C di Cosmify, e una E, quella di Erika e di Richioba, che si intersecano a creare questo simbolo un po' magico, un po' da libro antico. Mi piace molto e lo trovo una chicca che arricchisce ancora di più questo rossetto di un'eleganza un po' retro, un po' di un altro tempo. La collezione è composta da 10 rossetti che prevedono tonalità chiare, leggere, molto portabili, tonalità decise come un rosso vibrante, un rosso veneziano di quelli ultra pigmentati, ma anche tonalità simpatiche, scherzose, che appunto rimandano al mondo della natura. Quando si parla di mondo bucolico, ovviamente si parla anche di mitologia, perché i pastori cantano le avventure dei personaggi della mitologia greca e soprattutto narrano e cantano delle vicissitudini, delle ninfe, del rapporto dei pastori con le ninfe, queste ninfe che non hanno nulla da fare se non andare ad importunare i pastori o in generale anche le divinità con la loro bellezza e con la loro prorompenza. Quindi Erika ha scelto di associare ad ogni rossetto il nome di una ninfa. E adesso ve le dirò tutte
e poi vi dirò quali sono i rossetti, quali sono i rossetti, le ninfe che io ho scelto. Il numero 01 è Antea ed è appunto ispirato all'epiteto che veniva utilizzato per descrivere, uno dei tanti epiteti che veniva utilizzato per descrivere Era, moglie di Zeus, e vuol dire letteralmente fiorito. Il numero 02 prende il nome da Eco, era una ninfa oreade, cioè una ninfa delle montagne, e da qui appunto l'eco, quello che noi urliamo nel vento dall'alto di una cima, prende proprio il nome da Eco, anche perché si narra che Eco fosse una ninfa molto pettegola, avesse la lingua molto lunga, e quindi mi piace l'idea che appunto sia stata scelta Eco, una ninfa che parlava sempre, per descrivere un rossetto adattissimo. Il numero 03 è Rodia, prende il nome da Rodia, che era un'oceanina, un'altra ninfa, le ninfe dei mari, figlia di Oceano, del titano Oceano e della titanide Teti, e appunto erano delle ninfe che vivevano nelle profondità marine. Il numero 04 è Calipso. Calipso è un'altra ninfa oceanina, però invece di essere figlia di Oceano, era figlia di Atlante. Il numero 05 prende il nome dalla ninfa Iante. Iante era un'altra oceanina, e in generale Iante, il termine Iante va a descrivere il colore violetto, e infatti il rossetto Iante è di colore violetto. Il numero 06 è Idia ed è anch'essa un'oceanina, era la più giovane delle oceanine e sarà poi la mamma della terribile Medea. Il numero 07 è Callisto. La storia di Callisto è molto triste perché Callisto faceva parte della teoria di Artemide, cioè le vergini che vivevano con Artemide, e di essa si innamorò Zeus. Zeus, per sedurla, addirittura si trasformò in Artemide stessa, e a un certo punto Callisto si rende conto di aspettare un bimbo e non potette più nasconderlo, e Artemide si adirò tantissimo contro Callisto e la trasformò in un'orsa. Poi fu istigata da Era, gelosa per il tradimento, ad ucciderla, e appunto Callisto viene uccisa, e Zeus, impietosito per questa povera ninfa, decise di trasformarla in una costellazione, ovvero l'Orsa Maggiore. Il numero 08 è Elettra. Io sinceramente non ho, penso che sia comunque l'Elettra ninfa, però voglio dire che nella mitologia incontriamo varie Elettra, tranne Elettra Miura Lamborghini, quella è un'altra. Quindi Elettra, la figlia di Clitemnestra e Agamennone, cioè la sorella di Oreste, oppure Elettra Oceanina, quindi un'altra ninfa dei mari, oppure Elettra delle Pleiadi, che erano altre ninfe. Il numero 09 è Erato. Erato è una musa, la musa del canto corale e della poesia d'amore. E infine abbiamo Euridice. Euridice era una delle ninfe Amadriadi, cioè le ninfe che vivevano all'interno degli alberi. E la storia di Euridice, come la storia di Callisto, è una storia molto triste. In realtà il mito, la storia mitologica di Euridice, penso che sia conosciuta da molti, perché Euridice era sposa di Orfeo, Esiodo narra che poveretta correva in un campo e fu morsa da una serpe e morì e andò negli inferi. E Orfeo decise quindi di scendere negli inferi per andare a riprendere la moglie, e Ade gli disse che poteva sì portare con sé Euridice, avrebbe dovuto camminare senza mai voltarsi e Euridice l'avrebbe seguito, ma non fidandosi, perché appunto Euridice era uno spirito, non si sentivano i passi. E pensando di essere stato preso in giro, Orfeo si gira e Euridice scompare di nuovo nelle profondità degli inferi. Quindi una storia molto triste,
Mi piace anche che a questa ninfa sia stato associato il colore rosso fuoco, perché penso che l'amore che intercorreva tra Euridice ed Orfeo era profondo e passionale, addirittura da far decidere di rompere le regole ed andare giù negli inferi per riprendersi la propria amata. Una storia meravigliosa, il mito è pieno di storie meravigliose, violente e passionale allo stesso tempo. Comunque, i rossetti, quale avrò scelto? Allora, io ho scelto il colore Elettra, il colore Erato e il colore Euridice. E adesso, prima di farvi vedere i rossetti ad uno, vi elencherò in maniera molto succinta l'INCI, la lista degli ingredienti di questi rossetti, che non sono rossetti ultra opachi, sono classificati in due tipologie, cioè Classic Lipstick e Matte Lipstick, per una differenza minima all'interno della composizione, della formulazione, che però appunto sancisce una differenza in texture e in finish sulle labbra. Ad appartenere alla categoria dei Classic Lipstick sono Antea, Eco, Callisto, Erato ed Euridice, mentre nella categoria dei Matte Lipstick troviamo Rodia, Calypso, Yante, Idia ed Elettra. Quindi io ho scelto un rossetto della linea Matte e due rossetti della linea Classic. Il primo ingrediente che troviamo nella composizione è l'etilestil palmitato, che è un emoliente. Poi abbiamo la cera candelilla, questa cera viene prelevata, è una cera che l'arbusto candelilla secerne per proteggersi, quindi le foglie sono ricoperte di questa cera e ha quindi una proprietà idrorepellente che non fa entrare acqua ma non ne fa neanche uscire, e quindi all'interno del rossetto aiuta le nostre labbra a non perdere idratazione. Abbiamo poi l'olio di ricino può essere considerato un vero e proprio elisir di bellezza, viene utilizzato in tantissimi prodotti per la cura della nostra persona, quindi per i capelli, per la pelle, per le unghie, ha proprietà ristrutturanti, rinforzanti, ma anche proprietà antibatteriche, antinfiammatorie, antimicotiche, quindi è come se fosse un medicinale naturale, e viene quindi introdotto in questa formulazione proprio per aiutare a ristrutturare e a mantenere sane le nostre labbra. Abbiamo poi l'estratto di nocciolo di albicocca, quindi l'olio che viene prelevato dalla spremitura a freddo dei noccioli di albicocca, e anche in questo caso è un olio ristrutturante, idratante ed emoliente. Successivamente incontriamo i poligliceridi oleici, linoleici e linolenici, che praticamente anche in questo caso vengono collocati nella formulazione per arricchirla e renderla di più idratante ed emoliente. Incontriamo poi l'olio di crambe abissinica, è un olio dall'alto contenuto acidi grassi poliinsaturi, in particolare omega 3 e omega 6, e nutre la pelle rendendola morbida ed elastica, stimola la rigenerazione cellulare migliorando il tono e la consistenza della nostra pelle. Abbiamo poi gli esteri di fitosterolo che sono collocati all'interno della formulazione come condizionanti della pelle. Abbiamo poi la sezione delle fragranze e degli oli essenziali, quindi nella dicitura profumo vuol dire che all'interno c'è una fragranza, infatti questi rossetti sono molto profumati, profumano di limone, di agrume, di citronella. Infatti abbiamo sia il limonene che il citronellolo, che sono appunto fragranze che derivano da oli essenziali e hanno questo caratteristico odore di limone, di arancia, che si sente molto all'interno del rossetto. Continuando nella lista di ingredienti, abbiamo poi la lecitina, che viene introdotto nella formulazione per le sue proprietà emolienti, idratanti, condizionanti, e anche ha anche proprietà molto idratanti e evitano la desquamazione della pelle, quindi è un rossetto che appunto non va a disseccare estremamente la mucosa labiale,
ma che la nutre, quindi evita che si vadano a formare quelle antiestetiche pellicine. Gli ultimi ingredienti sono l'olio di argan, non starò a menzionare l'olio di argan, le proprietà dell'olio di argan le conosciamo tutti. Poi abbiamo il tocoferolo, cioè la vitamina E, l'ascorbil palmitato, cioè la vitamina C, e l'acido citrico come correttore di acidità. L'unica differenza che ho riscontrato nella lista degli ingredienti tra il Finish Classic e il Finish Matte è che nel Finish Matte troviamo la silica, quindi questo ingrediente di origine minerale che viene utilizzato in tutti quei prodotti che hanno bisogno di una certa opacità, di un certo finish asciutto, velvet, opaco, quindi sulle labbra. Quindi praticamente la formulazione è la stessa, cambia quindi solo che nella parte alta dell'inci troviamo la silica per rendere questo rossetto un po' più asciutto, meno burroso rispetto alla linea Classic. Ok, detto tutto questo possiamo incominciare a parlare dei rossetti nello specifico e li indosserò anche sulle labbra. Il primo rossetto che vi faccio vedere è Elettra, che è un color malva, rosato, non estremamente freddo, ma ovviamente non caldo. Credo che la quantità di blu e di rosso all'interno di questo rossetto sia stato dosato in modo tale da non renderlo né troppo violaceo né troppo grigiastro, ma di rimanere comunque all'interno di un color rosa freddo barra neutro. Questo è il rossetto. E adesso lo vado ad applicare sulle labbra. Vi dico anche che contornerò leggermente le labbra e utilizzerò una matita di un tono più scuro rispetto al rossetto, ed è questa matita di una vecchia linea di Essence, la Lip Liner nella colorazione 05 Soft Berry. Il prossimo colore che vado ad indossare è Erato, questo splendido color rosa, biscotto, leggermente con una punta di pesca, molto bello. Per indossarlo lo vado ad associare a una matita, questa è della linea Basic di Wycon, la numero 20 mattone rosato. Questo erato sulle labbra è molto cremoso, molto ricco, molto rimpolpante. Sulle labbra, nel mio caso, si nota molto la componente pesca più che della componente biscotto, però lo trovo anche un colore molto estivo, adatto sia nel periodo estivo che nel periodo primaverile. L'ultimo colore che vi faccio vedere è Euridice ed è uno splendido rosso. Vado a contornare le labbra con una matita rossa in tono ed utilizzo Sherry di MAC. We'll be right back.
questo è Eurydice, è meno cremoso rispetto agli altri due, è comunque cremoso ed è uno splendido rosso intenso, molto idratante, molto rimpolpante. E con questo ultimo rossetto finisce la mia recensione. Niente, spero che questo video vi possa tornare utile. Lasciatemi un commento se avete acquistato anche voi questi rossetti della collezione bucolici di Erika, se vi sono piaciuti, se quali avete preso. Sono sempre molto curiosa di interagire con voi. Io vi mando un bacio grande e vi aspetto sempre qui sul mio canale, sempre su Makeup Muse.